Mantova, la virilità. Avendo ripudiato la Farnese, la quale imene corneo tenea, Vincenzo, per avere eredi, chiese la mano di Eleonora Medicea. Purtroppo maldicenze e molte offese la parte lesa d'arte diffondea. Così la prova volle quel toscano, che il pene del Gonzaga fosse sano. Venezia fe da campo neutrale, in cui dovesse il principe mostrare la propria vigoria sessuale di essere davvero senza tare. Mandato dal Granduca fu un sensale a combinare il tutto e controllare. In un orfanotrofio fu trovata la giovane ventenne e illibata. La notte stabilita, con la bella avvenne quel che ci si aspettava. Vincenzo spulzellò la verginella. Chiamando chi vicino lì origliava perché verificasse, disse: «Nella vagina ho ficcato la mia clava. Toccate, cavaliere, con le mani e non rompete più fino a domani». Finì a questo modo la questione, con Belisario Vinta che poi fece al suo signore giusta relazione. Non resta che un commento o una specie. Possibile che un tale che dispone di onori e di ricchezze debba invece piegarsi e umiliarsi in una tresca che è poco definire boccaccesca? La data dell'inghippo va da sé. Fu il 1583. Belisario Vinta al Granduca di Toscana. Verso la sera in cocchio ho fatto venire la fanciulla in casa. Il nome è Giulia, è in 21 anno, è grande, ha cera nobile, né magra né grassa. Ha viso da piacere, al mio giudizio. Allevata bene, però modesta e vergognosa. Par desta di conoscimento e di spirito e di speranza che la si abbia a lasciare ammaestrare. Entrata la fanciulla nel letto, il signor principe, alla mia presenza, si disvestì ed lo rividi tutto ignudo, che si mutò di camicia ed con le sue armi naturali entrò in steccato, facendomi mostra di sé liberissimamente. Ed questo intorno alle 5 ore, stette dalla fanciulla sino alle 14. Ma non vi fu stato mezz'ora che ben 2 volte mi chiamò con lieta voce: «Cavaliere, cavaliere, vien qua, tocca e palpa con la mano». Ed io, sebbene con un poco di vergogna e di rispetto, non potendo metterla fra le loro intrecciate gambe e cosce, la posi di sopra tutta spianata che appena vi entrava. E tanco sua altezza si sollevò alquanto, reggendosi sulle braccia per darmi luogo, ed la condussi fra l'uno e l'altro pettignone, sino che con essa toccai la pube e turtai nel membro duro che la fanciulla aveva in corpo, ed ben si conosceva che ella l'avesse, avendola io trovata ed lasciata con espresso pianto, ma sottovoce, misto, credo io, di dolore e di dolcezza. E dissemi il principe: «Or che hai tocco ed chiaritoti, lasciami finire i fatti miei». Ed si lasciò ire sopra la giovane. Di Venezia, agli 16 di marzo 1583. Che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto. Del fumo non so che fare. Se avessi sposato tutti quelli che hanno detto volerlo, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano. Tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questo è il primo forestiere capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. Hai nemico delle donne? Non le può vedere? Non avrà ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà. La troverà. E chissà che non l'abbia trovata. Con questi, per l'appunto, mi ci metto di picca. Quei che mi corrono dietro, presto presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita,
vagheggiata, adorata. E questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno, vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimati e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Motteggiana, il furto. Ferrari Fulvia, vedova, abitante nel borgo mantovano Ricorlando, ovvero la moderna Motteggiana, di notte se ne stava sola a letto, silente nella casa come tante. Dormiva al piano terra, allorquando alcuni malviventi dalla tana uscirono per fare un dispetto o un colpo gobbo a danno di colei. Da sopra la masnada, con le scale, riuscì ad introdursi di nascosto, forzando una finestra al primo piano. Di poi discesero giù codesti rei, legarono la donna bene o male, infine svaligiarono quel posto. Interrogar la vittima fu vano, non seppe raccontar com'era andata, né dir, poiché l'avevano bendata, da quanti quella banda era formata, soltanto di essere stata rapinata. Questa mattina è comparso all'ufficio un Andrea Cavalli come agente di Madama Fulvia Ferrari, abitante di Ricorlando, ora Motteggiana, sotto Borgo Forte, quale ha esposto che la notte del 30 novembre or passato, circa il mezzo della notte, furono giunti alla casa di detta Madonna Fulvia et, con una scalla che tolsero sotto il suo fienile, sono assesi ad una finestra ad una camera di sopra. E rompendo il muro sono entrati dentro e poi discesi a basso nella camera ove era detta Madonna Fulvia sola in letto, alla quale hanno inviluppato il capo con una pelizza, tenendola uno di loro ferma con minacce di soffocarla se gridava. Et dopo gli hanno legato le mani di dietro e tanco gli hanno cinto un fazzoletto all'occhi. Et gli altri, acceso il lume, gli hanno levato di casa quasi tutti i suoi mobili, et anco tre sacchi di formento, et della farina, che di poi si sono partiti, lasciando quella così legata, portando via il tutto. Notaio Cassiano Ratti, in corte, 5 dicembre 1627. Il mondo della signora Orlando è un mondo tenebroso. Dentro casa lei conosce i pericoli, la stufa a gas, le scale ripide, la vasca scivolosa e svariati fili elettrici scoperti. Fuori casa conosce solo parte dei pericoli, ma non tutti. E la sua ignoranza la spaventa ed è avida di informazioni su crimini e disastri. Pur adottando ogni precauzione, nessuna sarà mai sufficiente. Cerca di tenersi pronta per gli attacchi di fame, il freddo, la noia e le emorragie. Non è mai sprovvista di un cerotto, una spilla da baglia e un coltello e in macchina tiene, tra le altre cose, un pezzo di corda e un fischietto. Crede nell'importanza di rivolgersi agli avvocati e si sente estremamente a suo agio a parlarci, perché ogni loro singola parola è sostenuta dalla legge. In città teme di essere portata via sottoterra dalla metropolitana sbagliata, ma si rifiuta di chiedere indicazioni a sconosciuti di ceto inferiore. Camminando passa accanto a molti uomini neri che progettano i crimini più disparati. Chiunque potrebbe derubarla, persino una donna. È andata in centro da sola a fare compere. Lascia l'automobile ed entra in un negozio di stoffe, dà un'occhiata alle stoffe e non compra nulla, anche se si porta via un paio di campioni nella borsetta. Il marciapiede pullula di neri che la rendono nervosa. Va all'automobile. Sta tirando fuori le chiavi quando da sotto una mano le afferra la caviglia. Un uomo si era nascosto sotto l'auto e ora con quella mano nera le afferra la caviglia coperta dal collan e le dice con la voce attutita dall'auto di buttare a terra la borsa e di allontanarsi. Lei obbedisce, anche se a stento si regge in piedi. Aspetta accanto al muro di un edificio e osserva la sua borsa, ma quella non si muove.
Dell'uomo non c'è traccia. Raccoglie la borsa e torna a casa. Le figlie non credono alla sua storia. Le chiedono perché mai un uomo farebbe una cosa tanto strana in pieno giorno. Le fanno notare che è impossibile che lui sia semplicemente scomparso a quel punto, che sia semplicemente svanito nel nulla. Poco tempo dopo l'aggressione alla caviglia, viene turbata da un secondo episodio. Una sera prende la macchina e va in un parcheggio vicino alla spiaggia, come fa ogni tanto per starsene seduta a guardare il tramonto da dietro il parabrezza. Stasera però, mentre guarda l'acqua oltre la passerella, non vede la spiaggia tranquilla e deserta che vede di solito, ma un piccolo drappello di gente in piedi attorno a qualcosa che a quanto pare è là per terra, sulla sabbia. La signora Orlando prende la borsa, scende dall'auto, chiude a chiave la portiera, scavalca un muretto di cemento e sprofonda nella sabbia. Si fa largo tra la gente e guarda giù. Sulla sabbia non c'è un pesce, né una foca, ma un ragazzo. È steso dritto con i piedi uniti e le braccia lungo i fianchi ed è morto. È bello e magro. Ha il colorito grigio e in certi punti comincia ad ingiallirsi. La signora Orlando la guarda rapita. Lancia un'occhiata agli altri attorno e vede che anche loro sono come in trance. Un annegamento. Questo è un annegamento. Potrebbe persino essere un suicidio. Torna indietro arrancando sulla sabbia. Quando arriva a casa, telefona immediatamente le sue figlie e racconta loro quel che ha visto. Nei giorni successivi resta a casa. Se ne sta seduta dentro casa con la paura dei ladri, pronta a qualsiasi evenienza. Mentre sta seduta, specie la sera, sente rumori strani, tanto frequenti che è sicura ci siano dei malintenzionati nascosti sotto i davanzali. Allora deve uscire a guardare la casa dall'esterno. Fa il giro della casa al buio, ma non vede malintenzionati e torna dentro. Dopo essere rimasta seduta dentro per mezz'ora, però, sente di dover uscire di nuovo a controllare la casa dall'esterno. L'unica cosa che fa è parlare al telefono, con gli occhi puntati alle porte e alle finestre, stando attenta alle ombre strane. E poi per un po' si rifiuta di uscire, eccetto la mattina presto, quando va ad esaminare il terreno in cerca di impronte. Gazzuolo. L'addestramento. Fu molto provetto quel tale che fa Federico di nome e Giorgi invece il cognome, che volle istruire i signori con opera monumentale, ma anche dai retti valori, nell'arte di fare volare falconi nell'aria palustre. Si tratta di svago illustre, l'impiego d'uccelli rapaci si sono addestrati a cacciare e poi del riporto capaci. È in quel di Gazzuolo che visse il sunnominato che scrisse: all'illustrissimo signor Carlo Gonzaga Marchese. Molte sono le cagioni, signor mio osservandissimo, che mi muovono a dover presentarvi questa non meno utile che dilettevole operetta, e una sola mi sforza a lasciarla stampare. La prima che mi muove a indirizzarla a vostra signoria sono i molti benefici che tanto cortesemente ho ricevuto dalla bontà sua, i quali sono tanti e tali che a volerli narrare sarebbe una somma grandissima alle forze mie. L'altra è che cessate le guerre, nelle quali con la grandezza dell'animo suo ha fatto chiaro ad ogni intorno il gran valore della generosa sua persona. Veggio che ella sommamente si diletta di tenere dei più gentili uccelli di rapina che si possono ammaestrare con umana industria. Esercizio veramente lodevole da principi, sì per sfuggire agli infiniti errori cagionati dall'ozio, padre di tutti i vizi, sì per pigliare qualche ricreazione dopo le continue cure dei stati loro e altri gran negozi che gli sogliono la maggior parte del corpo travagliare. E però credo che non gli debba spiacere il presente trattato, il quale d'altro che di detti uccelli non ragiona. Di Gazzuolo, il 1° d'ottobre 1566. Servitor vostro, Federico Giorgi. Io sono il sergente maggiore Hartmann,
vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare solo quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Oh, che cazzo, non vi sento! Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche esseri umani. Siete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'uguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono quelli di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio ben amato corpo. Capito bene, luridissimi vermi? Ah, oh, che cazzo, non vi ho sentito! Come ti chiami? D'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome? Beh, c'è una cosa che non ti piacerà, Biancaneve. Non si serve il piatto nazionale, né il pollo fritto, né il cocomero alla mia mensa. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo! Vi ammazzo, forza di ginnastica! Allora, sei stato per caso tu? Scommetto che sei stato tu. Però, senti, abbiamo tra di noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, tu mi piaci. Vieni a casa che ti faccio andare con mia sorella, perché sei qui nel mio ben amato corpo. Sei un killer? Fammi una faccia da guerra. Fammi una faccia da guerra. La mia è una faccia da guerra! Avanti con la tua faccia da guerra! Ma manco per il cazzo, non fai paura a nessuno! Voglio una faccia da guerra vera! Non mi fai paura, ti ci devi applicare! Scusai! Bene, grazie mille, ti dispiace se comando io per un po'? Sei un po' emozionato? Sei un po' nervoso? Sono io che ti rendo nervoso? Hai intenzione di darmi dello stronzo? Hai intenzione di darmi dello stronzo? Hai intenzione di darmi dello stronzo? Ronco Ferraro. Il trasloco. Furbo di tre cotte, dal Maroldo signor Piero. Lavorava da massaro, aveva un debito col fisco. Per schivare il pagamento se ne andò forse di notte come un vero masnadiero. Abbandonò Roncoferraro coi bagagli e il proprio armento per Governolo, e da allora l'esattore. Qui finisco, ma potrei parlare ancora. Non riuscì a constatare l'avvenuto malaffare. Federico Bonaccolsi ai tutori di Francesco III. Si è cercato di voler fare la essazione contro Messer Pietro Maroldo, già masaro di Roncoferrato, secondo scrive Vossignoria, ed avemmo trovato che lui è andato a stare a Governolo in casa sua con sue entrate, robe e masarici, a tal che per l'accione degli ministrali vi è un certo suo loco, sono un par di bestie bovine e altre bagaglie per il lavorero che lui fa con ditte bestie. E tutte le sue cose d'importanza sono condotte a Governolo, e così del tutto se ne dà avviso a vostra reverendissima signoria illustrissima, a ciò quelle possono comandar quanto sa a fare. 16 ottobre
1550. Esercizio del trasloco. Il tempo, qui, non è stato che un pezzo di cartone, un sobbalzo. La porta si chiude per l'ultima volta. Il fascio di forze domestiche, il genio del luogo. Saluto ora con ringraziamento. A tutto ciò che tace perfettamente e che sempre qui dentro ha taciuto. A ciò che non appare in questa casa vuota e resta come in larga attesa. A questo punto del mondo alto sulla città vecchia, a questa cuccia di luce e conforto in cui abbiamo amato meglio che potevamo e dormito bene nella sua pace e fatto tutte le cose umane delle vite, al mio cuore senza tristezza che tutto saluta contento come esercizio di distaccamento, come grande scuola del trasloco e del suo lasciar la presa. Vi lascio cose. Il vostro mancarmi sia la melodia che ora mi guida. La schiena liberata dal peso stia dritta in attesa della più alta impresa. Il bastarmi del poco e del niente che serve. E il resto sia vuoto, sia intesa con tutto ciò che non pesa. Marmirolo, la caccia. È un editto di Ferdinando Carlo, il duca gonzaghesco di cui parlo, che sancisce che regole seguire perché le cacce possano avvenire. Le terre e i boschi sono in suo possesso. Rivendica un esclusivo accesso per sé e per il suo seguito e il divieto di pascolo, raccolta o di far legna. Così avveniva ovunque, ce lo insegna lo storico, per grido o per decreto. A Marmirolo c'era una riserva di caccia dei Gonzaga. Si conserva un documento scritto al riguardo, redatto in bella copia verso il tardo 600 e firmato di suo pugno dal signore, di preciso l'8 giugno. Facendoci l'esperienza giornalmente conoscere come siano andate in abuso le gride da noi ripetutamente pubblicate in soggetto delle cacce e, volendo noi per questa volta ancora rinnovarle con tutti gli obblighi a quegli annessi, affinché ognuno non possa pretendere di essi ignoranza e sappia il proprio dovere, mentre è nostra ben risolutamente che all'avvenire si proceda con ogni rigore senza tollerar più oltre il poco rispetto di quelle persone che si fanno lecito di andare a caccia e trasgredire e gli altri ordini in tale proposito promulgati, siamo perciò venuti in deliberazione di pubblicare la presente che a tutti dovrà servire di perpetua legge. Dichiariamo che tutte le pene pecuniarie imposte come sopra debbano applicarsi e si intendano applicate senz'altro per un terzo alla Camera nostra, per un terzo al Superior Generale delle Cacce, e per l'altro terzo al camparo, accusatore o denunziatore. Guardisi però ognuno di non contravvenire alla mente nostra, perché sarà irremissibilmente castigato. In fede di Mantova, lì 8 giugno 1685, Ferdinando Carlo. Un brindisi? E a che cosa? Alla libertà. Oh, guarda! C'è Robert Farrell. È un gran bell'uomo, eh? Spero che ciò non ti renda geloso. No, è un bell'uomo, ha l'aria stupida ma è bello. Ma non essere maligno, è bellissimo. È solo che mi fa orrore la sua pancia. Ma non ha mica la pancia. Ce l'ha, sì, guardalo bene. È per il modo di stare seduto. Ma ha sei... la pancia, Evelyn. No, tu sei matto, tu sei pazzo. Evelyn, quello ha appena 30 anni. E con ciò? Non tutti sollevano pesi come te. Io non sollevo pesi. Allora vai, vai di là e dagli un pugno sul muso, brutto bullo. Ma chi se ne frega. Non tentarmi, guardalo che stronzo. Ma Dio, Patrick, la tua animosità non ha alcun fondamento. Devi avere qualcosa che non ti funziona. Ma guarda com'è vestito. E con questo, Patrick? Ma non ti rendi conto che un vestito così può farti odiare chi lo indossa?
Patrick, non fare il matto, per favore. Come sarebbe dire, Evelyn? Io lo sono, non lo faccio. Per il dolce, l'attende una sorpresa. Stamattina sono andato a colazione al Club 21. E là, al gabinetto, ho rubato uno di quei panetti disinfettanti che stanno negli orinatoi. A casa, l'ho ricoperto di squaglio di cioccolato da 4 soldi. E poi l'ho messo in una scatola della pasticceria Godiva e ci ho legato intorno un bel nastro. Appena arrivato qui ho consegnato il pacchetto al capo cameriere pregandolo di servirlo per dessert al nostro tavolo. Io adoro le cose di Godiva. Vuoi assaggiarne un po' anche tu? No, sono sazio. Davvero, non ne vuoi? No, tesoro, non ho più fame e poi voglio che te lo mangi tutto, non è mica veleno. Ma sa di menta. È solo che sa un tantino di menta. Pretendo un impegno preciso. Evelyn, temo che abbiamo perso contatto io e te. Perché? Cos'è stato? Il bisogno che ho di dedicarmi a pratiche omicide tale per cui non credo di potermi emendare. D'altro canto non so come potrei altrimenti soddisfare questo stesso bisogno che ho. Dobbiamo parlare, Patrick. Se adesso ricominci un'altra volta a darmi consigli di chirurgia estetica, mi alzo e me ne vado, t'avverto. È finita, Evelyn, è tutto finito tra di noi. Ma quanto sei suscettibile. No, dico sul serio, tutto finito tra di noi, non è mica una battuta. Lasciamo perdere, d'accordo? Mi spiace di aver detto quello che ho detto. Evelyn, vai ancora dallo strizza cervelli? Patrick, a chi alludi? No, scusa, sei sempre in terapia? No. Perché no? Te l'ho già detto. Non me lo ricordo. Al termine dell'ultima seduta mi ha pregato di procurargli un ingresso per 4 persone da Nelson in serata. Perché me lo chiedi? Perché penso che tu dovresti curarti. Credo che tu sia emotivamente instabile. Tu che hai un poster di Oliver North a casa tua, dai a me dell'instabile. Dico sul serio, Evelyn, lo sei. Esageri, stai esagerando. Io non voglio insistere, no, Evelyn. No, ma... non è da te, padre. Evelyn, dobbiamo rompere. Non posso sentirmi legato tesoro, da un impegno. Non posso sentirmi chiuso. Non chiamarmi tesoro. Come? Tesoro? Appunto. E come vuoi che ti chiami? Vuoi che ti chiami... Char? No, Evelyn, non voglio che tu mi chiami in nessun modo. Non dobbiamo vederci più. Credo che sia meglio per entrambi. Ma abbiamo tanti amici in comune, frequentiamo gli stessi ambienti. Come facciamo a non vederci più? Hai un bruscolo sopra il labbro, pulisciti col tovagliolo. Cristo, senti, io lo so che i tuoi amici sono anche i miei amici e viceversa. Ci ho pensato questo, te li lascio tutti a te. Ma non pensi a noi due, non pensi al nostro passato. Ma il passato non è la realtà, il passato è solo un sogno. Non parlarmi del passato. Hai qualcosa contro di me, Patrick? No, Evelyn, mi spiace solo che tu non sei tremendamente importante per me, ecco. Ma chi lo è dunque? Chi credi che lo sia, Patrick? Cher! Cher, ma che cazzo stai dicendo? Io voglio rompere con te, io ho bisogno di sesso, io. Ho bisogno di sesso regolarmente, ho bisogno di distrarmi. Ma il tuo comportamento è patologico. È patologico. Vabbè, lasciamo stare. Io sono patologico. Tu vieni a dire a me che io sono patologico. Abbiamo una diversa visione del mondo noi, Patrick. Grazie a Dio. Tu sostanzialmente inumano. No, Evelyn, sono in costante contatto. No. Lo so, a volte il mio comportamento è un po' bizzarro, ma vabbè, non... che cosa vuoi che faccia? Dimmi, che cos'è che vuoi? Evelyn, dovresti... Che cosa vuoi che faccia, Patrick? Potresti portare biancheria intima erotica. Ecco, Evelyn, non lo so, ma niente, non puoi fare niente. Ma ti prego, ma... Potresti sorridere meno spesso, che so, intenderti di automobili. Pronunciare il mio nome con minor frequenza, boh, è questo che vuoi sentirti dire? Ma Dio, Patrick, ma... Se davvero vuoi fare qualcosa per me, Evelyn, smettila di fare una scenata adesso. Patrick, tu sei schifoso! Sei inumano, sei un mostro. No, sei tu il mostro. Io stento a crederci. Io adesso, Evelyn, me ne vado. Ho fatto il punto della situazione. No, non andartene. No, io me ne vado, Evelyn. E dove vai? Dove vai? No, dimmi, Patrick, io me ne vado dove e basta. Me ne vado e basta. Ma dove? Dove vai? Dov'è che vai? Non le rispondo. Smarrito nel labirinto dei miei pensieri relativi ad altre cose. OPA, ESOP, LBO, finanziamenti, rifinanziamenti, scalate in borsa, indice Dow Jones, Kenkichi Nakajima, l'infinito, le macchine di lusso, se rinnovare o meno il mio abbonamento all'Economist, quella vigilia di Natale in cui a 14 anni violentai una delle nostre serve, il tutto, l'invidia, invidiare la vita di un altro, se si possa sopravvivere a una frattura del cranio,
una bustina di fiammiferi della Côte Basque chiazzata di sangue. Venire a galla, galla, una Rolls e una Rolls. Agli occhi di Evelyn la nostra relazione è gialla e azzurra, per me invece è un luogo grigio, annerito qua e là, cancellato, bombardato. Ogni lingua che odo è straniera, il sonoro si dilegua, guizzando su nuove immagini, sangue che sgorga da un bancomat, embrioni surgelati, testate nucleari, miliardi di dollari, la totale distruzione del mondo. D'un tratto immagino lo scheletro di Evelyn, contorto e cadente, e ciò mi riempie di gioia. Mi ci vuole un bel po' per rispondere alla sua domanda. Dov'è che vai? Messaggio, la frontiera. Come nome di paese. Un messaggio è poco usato. Nel periodo dei Gonzaga. Non stravolga ciò le attese. Non è un caso isolato. Non va inteso come piaga. Era un semplice sobborgo. Della grande sabbioneta. Casomai lo si ritrova. Quale idronimo d'un gorgo. Di quel corso d'acqua quieta. Che oggigiorno ha una nuova etichetta. Navarolo. Ma la torre che lì svetta presso il ponte con le chiatte ne rivendica un ruolo importante. Fu eretta. Le notizie sono esatte. Dal famoso Vespasiano. Come recita la scritta? Ivi apposta fu la sede destinata al capitano della guardia e la garritta. Molte tracce ne fan fede. Certo mai torre d'avorio poco dopo il territorio. A Giulio Cesare passò sotto Bozzolo. Perciò. Vespasianus, dei grazia, dux sablonete. Vespasiano, per grazia di Dio, Ico primo duca di Sabbioneta. Anc turrim. Questa cospicua torre. Flumini imposuit. Impose al fiume. Et interruptum iter ponte stravit. E l'interrotta strada con un ponte continuò. Anno nativitate domini. Anno della nascita del Signore. 1583. La frontiera unifica nel momento stesso in cui separa. In primo luogo unifica tutti coloro che da essa vengono messi insieme in una sola figura. Ogni perimetro ha un enorme potere. Dividendo in due lo spazio, mette insieme i punti dello spazio proprio dividendoli. Ogni atto di fondazione è all'origine un atto di divisione. Romolo uccideremo perché ha confuso, offeso il solco del confine. Il confine è sacro, in quanto costruisce e identifica una comunità proprio attraverso la sua contrapposizione alle altre. Ogni comunità, anche la più pacifica, se è vera comunità, è anche vera ostilità. Nulla unisce un gruppo più della celebrazione dei propri caduti. Noi veniamo unificati dai martiri noti, dai militi ignoti. La frontiera quindi non unisce e separa, ma unisce in quanto separa. C'è un altro lato dal quale la frontiera unisce. Come già si è detto, frontiera, confine, limite, bordo, margine, sono anche l'insieme dei punti che si hanno in comune. Confine vuol dire infatti anche contatto, punto in comune, e le guardie di frontiera condividono il paesaggio anche se lo tengono diviso. Insomma, ci può essere un lato debole del confine, un confine in cui la prima parte della parola con vince sulla seconda, fine. In tutte le zone di frontiera, quando la tensione non è esplosiva, possono nascere complicità e connivenze, indebolimenti consensuali del confine. È inevitabile che laddove c'è separazione si affollino anche tutti i verbi e i sostantivi che inizino con trans. Si transita, si attraversa, si trasporta, si trasferisce, si trasmette, si trapianta e si trasloca, si transige. Si possono incontrare trafficanti, traduttori traditori, traghettatori di transfughi, trasgressori travestiti. Insomma, la tendenza alla separazione si fa valere, ma la forza contraria, quella che associa, non rimane a guardare e si vale anche di mezzi illeciti. È la stessa debolezza degli uomini che li salva dall'integralismo degli stati.
di notte, quando lo sguardo degli stati è più debole, si può passare il confine ed esistono esperti passeur che conoscono valichi e passaggi. Ogni frontiera porta con sé come un'ombra la sua violazione, qualcosa che è contro il bando degli stati. Rivarolo, la morte. Accadde a Rivarolo la fine prematura di Anna d'Aragona, sposata a Vespasiano. Sebbene c'è chi dica che forse fu per dolo, versione più sicura che il vero in corona, afferma che pian piano si spense con fatica la donna per un male che il medico non seppe curare veramente. Vedendola caduca ne pianse il suo consorte, restato al capezzale, e molto gli rincrebbe di non poter far niente. Neppure chi è duca opporsi può alla morte. È piaciuto a nostro Signore di chiamare a sé l'anima di donna Anna d'Aragona, mia moglie, la quale è stata aggravata molti giorni di continuava febbre e di un postema sotto un fianco che finalmente si scoperse, la quale aveva ridotta a così gran fiacchezza che per rimedio e diligenza che se le siano usate, niuna cosa ha potuto giovare. Sì che oggi, tra le 15 e le 16 ore, con incredibile mio dolore e discontento, è passata a miglior vita con tutti gli ordini della Chiesa, lasciandomi con tanta afflizione quanta non ho mai sentito per disastro alcuno. Vespasiano Gonzaga Colonna, a Guglielmo Duca di Mantova, 10 luglio 1567. Ho il corpo che sembra un vaso pieno di terra. In mezzo al nero e al marrone è rimasto l'azzurro della mia camicetta. Mi stavo togliendo il pigiama. Pensavo di vestirmi e affrontare un'altra giornata. Sono riuscito solo a mettermi la camicia. Una volta Gianni Morandi mi fece una dedica su una cartolina. Non avrei mai pensato che sarebbe finita sulla mia lapide. Ero andato dal fabbro. Stavamo parlando della ringhiera. Come si fa a credere in Dio quando uno muore mentre stai parlando di una ringhiera? Fuori era una bella giornata. Non volevo morire con tutto quel sole fuori. Ho sempre pensato di morire di notte, nell'ora in cui abbaiano i cani. E invece sono morta a mezzogiorno, mentre alla televisione cominciava un programma di cucina. Mi sono sempre sentito affannato e fuori posto nella vita. Adesso finalmente riposo tranquillo e in pace nella tomba vicino alla mia. Sangue dalla bocca. Dentro si era rotto tutto. Fuori l'orologio andava avanti. Il geranio continuava ad assorbire l'acqua che gli avevo messo il giorno prima. L'ultimo mio respiro è stato un respiro da formica. È stato così piccolo che nessuno l'ha notato. Già erano tutti agitati, già cercavano le scarpe nuove, il fazzoletto, la giacca nera. Io passeggiavo, mangiavo poco, cercavo di non arrabbiarmi con nessuno. Non è servito a niente. Mi dispiace per te. Ho detto a mia moglie che mi stringeva le mani. Nessuno, quando stiamo bene, ci stringe le mani in questo modo. Nessuno. Nella bara mi hanno messo tante bambole. Eppure la lapide è piena di giocattoli. Mia madre ogni compleanno mi compra una cosa nuova e me la porta. Il giorno di Pasquetta. E anche il giorno dopo. Sì, perché quando si comincia a morire non si finisce più.
I'm letting her make my wrongs create no troubles, no troubles in thy breeze. Remember me, remember me. Villimpenta, il denaro. Se il commissario Villimpenta non ha riscosso giusta imposta e il cancelliere se ne avvede, allora il primo ne diventa, gli viene detto a mezza posta, garante in solido e mercede dovrebbe oblare invece altrui. Insomma, il pigro funzionario bisogno ha di perseguire, se non vuole perder lui, i debitori dell'erario. In giorni due molte lire versargli tocca, altrimenti la prospettiva è tremenda. Contrarre prestito alla banca gestita da ebrei attenti a speculare sull'ammenda con interesse che poi ti sfianca. Dal capoluogo la missiva, in bocca secca la saliva. Così combatte l'evasione il fisco con abnegazione nel 500 mantovano. Chi non ci crede, alzi la mano. Al commissario di Villimpenta. Per altre nostre vi è sta scritto che dobbiati esigere i denari che sono debitori per le tasse con i nostri uomini di mese in mese ed mandarli qui in mano del cancelliero nostro della guardia, e credevamo che il tutto fosse eseguito. Ma volendo disporre degli denari, ritroviamo, secondo la relazione desso cancelliero, che essi, uomini, restano ancora soldi, nei quali riconoscemmo voi per debitori, per la commissione che avete, il che ci è molto dispiaciuto. Però volevo che subito mandiati essi denari e te non gli mandino, fratelli, di quei giorni dopo la ricevuta della presente. Non avremo cuore che dagli ebrei a danno vostro. Hanno mancato ogni diligenza nel manto il 16 aprile 1537. Ho sentito dire che non volete imparare niente. Deduco, siete milionari. Il vostro futuro è assicurato. Esso è davanti a voi in piena luce. I vostri genitori hanno fatto sì che i vostri piedi non urtino nessuna pietra. Allora non dovete imparare niente. Così come siete, potete rimanere. E se nonostante ciò ci sono delle difficoltà, dato che i tempi, come ho sentito, sono insicuri, avete i vostri capi che vi dicono esattamente ciò che dovete fare affinché stiate bene. Essi hanno letto i libri di quelli che sanno le verità, che hanno validità in tutti i tempi e le ricette che aiutano sempre.
dato che ci sono così tanti che pensano per voi, non dovete muovere un dito. Però, se non fosse così, allora dovreste studiare. San Martino, l'adulterio. Qui si racconta di come un cornuto fece vendetta avendo sorpreso dentro la casa la moglie in flagrante. Una soffiata aveva avuto, ruppe la porta e, sentendosi leso, uccise l'adultera dopo l'amante. Tutto avveniva nel borgo padano intitolato al Santo Martino. A confessarlo è lo stesso assassino, mentre domanda al suo castellano d'essere graziato in quanto signore. In fondo, non fu che un delitto d'onore. Al castellano di Mantova. Illustrissimo signor padrone osservandissimo, pochi giorni fa fui avvisato segretamente, siccome Nassimbeno Zerbino tenea commercio carnale con Benvenuta, mia moglie, cosa veramente tanto lontana dall'opinion mia quanto dir si possia. E perché in simile cose non si ha da fidar così del detto d'altri, mi risolse la settimana passata di voler chiarirne se fosse vero tal sacrilegio. E dopo aver fatto la guardia de notte, la domenica di sera, venendo il lunedì, che fu il 15 di dicembre 1591, l'adultero se ne entrò in casa e si sarà trento. Allora io disse: apri. L'adultera disse: siamo assassinati. E talora l'adultero disse: se mi donate la vita, io vi aprirò. Allora io disse: apri, se no io butterò giù Lucio a ciò che io possa entrare in casa mia. E talora l'adultero si cominciò a voler fortificare Lucio. A fine, vedendo che si fortificava, io sforciai un uso e entrai in casa e con il pugnale gli dette due pugnalate. Ed ultimamente con la scimitara l'ammazzai. E tanto fece il simile dall'adultera. E perché io so che vostra signoria illustrissima mi ha tenuto per uomo da bene, non ho voluto questa macchia sul volto. Subito che ne ho avuto cognizione, io gli ho provvisto per termine di ragione. Ora resta che vossi facci chiaro a sua altezza serenissima il fatto e che mi conceda il salvo il condotto che possa giustificare il assassinamento che mi è stato usato. Di Santo Martino dall'Argine, il di 20 dicembre 1591. Dunque, madre, che c'è? Amleto, tu hai gravemente offeso tuo padre. Madre, voi avete gravemente offeso mio padre. Sempre risposte senza senso, tu. Sempre domande senza pudore, voi. Amleto, così si tratta. Si tratta. Di che, madre? Hai dimenticato che sono io. Voi siete la regina. La moglie del fratello di vostro marito. Mia madre. Ah, sì? E allora ti manderò qualcuno che ti sappia parlare. Guardate questo ritratto. E quest'altro. Sono le immagini fedeli dei due fratelli. Questo era il vostro marito. Un complesso e una forma in cui veramente sembra che ogni Dio abbia impresso il suo suggello per garantire al mondo l'autenticità di un uomo totale. Ma guardate ora quest'altro, il sopravvenuto. Questo è vostro marito. La spiga guasta che insidia la salute del fratello sano. Avete occhi voi? E allora come avete potuto abbandonare questo pascolo d'alta montagna per ingrassare in questa parode? Avete occhi? E potete dire che amore? Ma all'età vostra già si è placato il furore di luglio. Il sangue fatto mansueto e savio obbedisce al giudizio. Ma quale giudizio vi porta questo trapasso? Ah, i sensi, certo, sono ancora desti in voi, altrimenti non potreste sentire stimoli.
Vergogna. Dov'è il tuo rossore? All'inferno, se tu puoi accendere un tal braciere nelle midolla di una matrona, si proclami che non c'è vergogna quando viene d'assalto l'impeto e il desiderio. Basta, Amleto. Tu costringi i miei occhi a guardare nel fondo dell'anima mia. E vedo laggiù macchie nere così aderenti che vi lasceranno un segno indelebile. Ecco il mio polso. Sentitelo. Lo stesso ritmo calmo del vostro è scandito su una musica altrettanto sana. E non erano da pazzo le cose che vi ho detto. Mettetemi alla prova. Ve le ripeterò parola per parola. Madre, pentitevi del vostro passato e premonitevi per l'avvenire. Perdonate la mia virtù. È la virtù a dover chiedere perdono al vizio. Amleto, mi hai spezzato il cuore in due. Gettatevi la parte peggiore e vivete più pura con l'altra metà. Buonanotte. Ma non andate nel letto di mio zio. Recitate la parte di una donna virtuosa, se non lo siete. Poiché la finzione, mostro che divora ogni sensibilità in quanto comporta l'abitudine, ha questo di angelico. Facilita anche la pratica di azioni belle e buone. Astenetevi questa notte e la prossima volta vi asterrete più facilmente. L'abitudine può quasi cambiare l'istinto e dominare il diavolo o anche scacciarlo. Con meravigliosa potenza. Che cosa devo fare io? Tutto il contrario di quello che vi dico io. Lasciate che il re Lardone vi trascini nel suo letto e vi pizzichi libidinoso le guance e vi chiami Topino mio. E con un paio di quei suoi baci bavosi vi meni a sgomitolare tutta questa storia, che io non sono un vero pazzo, ma un pazzo artificiale. Farete come la scimmia, vi vedo, che montò sul tetto, aprì la gabbia degli uccelli, subito volati via, e vi entrò lei per fare un'esperienza. Ma cadde e si ruppe il collo. Sabbioneta, la moda. Vespasiano è un nome più noto fra i cadetti di dinastia Gonzaga, signore a Sabbioneta che rese capitale splendente e celebrata. La prova è presto detta, il duca fu insignito di una onorificenza di rara attribuzione. Si tratta del tosone, collare in oro fino provvisto di pendente. E Filippo, re di Spagna, per mezzo del Farnese, nel mese di settembre del 1585 è l'anno, fu quel che glielo offerse, e tale regalia, prestigioso e decoro, portò al suo casato, al feudo, alla città. La storia è tutta qua. Domenica 29 settembre, dopo aver verificato con i miei stessi occhi che tutto fosse in ordine, andai all'appartamento del signor duca di Parma per dargli avviso di ciò. Egli era vestito elegantemente, con il gran collare sulle spalle. Andai dal signor Vespasiano e gli dissi: venga vostra eccellenza a ricevere il nobile ordine del tosone. E tolto sulle mie braccia un cuscino di broccato sul quale era posto il collare del tosone, mi misi davanti a lui senza la berretta sul capo e lo condussi io stesso. Il signor Vespasiano era vestito con calze brache bianche, un mantelletto di raso molto ben guarnito e pieno di bottoni di diamanti e di rubini. Il vestito, le maniche e il berretto con ricchissime pietre di diamanti e rubini, e stava bene ed era elegante. Johan de Spen, re d'arme con il titolo di Fiandre. Fatta eccezione per una manciata di innovatori, l'uomo alfabetizzato pervenne all'individualità accogliendo nell'ambito del proprio privato il modello pubblico.
era simile al bambino che chiama la tabellina del 5 la mia tabellina del 5. Non sua nel senso che ne fa quello che gli pare, ma sua fin tanto che lui obbedisce alla sua forma, che è pubblica. La moda è stata obbedienza a una forma pubblica. L'individuo alfabetizzato indossava l'uno o l'altro tipo di vestiario semplicemente perché si faceva così, da parte di tutti, non perché lo voleva, non per sua ispirazione personale, ma semplicemente perché era quello che facevano tutti. La produzione di massa di oggetti di consumo identici ha comportato un consumo di massa da parte di consumatori identici fra loro. Uno degli effetti della stampa è stato quello di far nascere i consumatori come pubblico. Con l'introduzione della fotoincisione, le donne hanno perseguito l'identica uniformità e ripetibilità visiva prodotta dalla stampa. Di qui derivano gli stili correnti, la tirannia della moda come mania. Anche quella determinata linea le stava malissimo. Una donna si sentiva obbligata ad adottarla, cambiava moda su ordinazione. Ma oggi niente è fuori moda perché tutto è moda. Ogni foggia di qualsiasi epoca è disponibile a chiunque. Al giorno d'oggi l'uomo che sta alla porta non sa chi far entrare. Con lo stesso piacere con il quale ascoltiamo musica proveniente dall'India, dall'Africa, dall'Europa, dal Medioevo e facciamo le nostre selezioni e combinazioni, così nella moda ogni donna diviene la propria stilista e selezionatrice di abiti. La moda non è più dettata dall'esterno. Non ci si aspetta più che le donne si uniformino a regole esterne. L'abbigliamento non è più un imballo, un container. È diventato un'estensione della nostra pelle, del nostro carattere intimo. Ogni donna può prendere la propria posizione, affermare la propria identità. Non deve essere al passo con i tempi. Ella crea il proprio tempo. Bozzolo. Il pane. Per il volere di donna Isabella di Novellara sposata Gonzaga in quanto tutrice del figlio Scipione, vengono scritti dei nuovi decreti, sì che il Bozzolo, il principato, possa giovarsi nel 1600. Innumerevoli sono i capitoli. Qui interessa che focalizziamo ciò che riguarda il pane ed il sale. La frode nel peso, nel costo fissato. Questo a favore dei meno abbienti, per tutelare la vita comune ed evitare le sperequazioni. Il prezzo allora, per essere giusto, va controllato secondo statuto. Tutto oramai chiaro e me ne sto muto. Vabbè, continuo sempre io. Per non tralasciare l'ordine di provvedere particolarmente ai bisogni della povertà, ordiniamo che per quella i fornari della città di Bozzolo e degli altri luoghi dello Stato debbano continuamente, conforme all'obbligo loro, una quantità conveniente di pane, e quello tenere nelle loro botteghe o altri luoghi soliti, talmente che ognuno possa vederlo o comprarne a suo piacere. E se appresso ad alcun bottegaro mercante, in bottega o in casa, si troverà qualche peso o misura non giusta, il detto bottegaro e mercante caderà in pena del duplicato valore delle robe vendute. Nella strada chiamata la corsia dei servi c'era, e c'è tuttavia, un forno che conserva lo stesso nome. Nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce, e in milanese è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così selvatiche, che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono. A quella parte s'avventò la gente. Quelli della bottega stavano interrogando il garzone tornato scarico, il quale, tutto sbigottito e abbaruffato, riferiva balbettando la sua trista avventura, quando si sente un calpestio e un urlio insieme. Cresce e s'avvicina. Compariscono i primi forieri della masnada. Serra, serra, presto, presto! Uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia. Gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia ad affollarsi di fuori e a gridare.
Pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta da lavardieri. Largo, largo! Vale. Figliuoli! Aprite. Figliuoli, aprite. A casa! Aprite. Figliuoli, aprite. A casa! Aprite. Fate luogo al capitano, aprite, di giustizia! La gente, che non era ancora troppo fitta, fa un po' di luogo, di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme, se non in ordine, davanti alla porta della bottega. Ma figliuoli, che fate, aprite, qui? A casa! Il a casa! Aprite. Dov'è il timor di Dio? Che dirà il re, nostro signore? Noi non vogliamo farvi male, ma andate a casa da bravi. Che diamine volete fare qui, così, ammontati? Niente di bene, né per l'anima, né per il corpo. A casa! A casa! Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, quando anche avessero voluto ubbidire, dite un poco in che maniera avrebbero potuto. Spinti come erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri come flutti, da flutti, via via fino all'estremità della folla che andava sempre crescendo. Giudizio, figliuoli! Badate bene, siete ancora in tempo. Via, andate, tornate a casa. Pane ne avrete, ma non è questa la maniera. Ehi, che fate laggiù? Ehi, a quella porta, giudizio, badate bene. Guardate che è un delitto grosso, eh? Ora vengo io, ehi! Smettetele con quei ferri, giù quelle mani! Vergogna, voi altri milanesi che per la bontà siete nominati in tutto il mondo. Sentite, siete sempre stati buoni, ma... Ah! Canaglia! Questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che, uscita dalle mani di quei buoni figlioli, venne a batter nella fronte del capitano sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. Il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata, le inferriate svelte e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano e gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci. Altri, uscendo per gli abbaini, andavano su per i tetti come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciarono ai cassoni. Il pane è messo a ruba. Qualcheduno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate in tasca ed esce carico di quattrini per tornare poi a rubare il pane, se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini, metto mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano, chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e, per ridurlo a carico da potersi portare, butta via una parte della farina. Chi gridando si china a parare con il grembiule, un fazzoletto, il cappello, aspetta, per ricevere aspetta, quella aspetta, grazia di Dio. Aspetta, uno corre a una aspetta, madia e prende un pezzo di pasta aspetta, che s'allunga, gli aspetta, scappa aspetta, da ogni parte. Aspetta, un altro che ha conquistato aspetta, un burattello lo porta per aspetta, aria. Chi va, chi viene, no, uomini, no, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli e un bianco polverio che per tutto si posa e per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori, una calca composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. A questo punto erano le cose quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e s'avviava, senza saperlo, proprio al centro del tumulto. Revere, il lusso. Nel 500 persino molto piaceva il caviale. Già Isabella l'estense, poi Federico e suo figlio lo ricercavano vicino o lungi sul corso fluviale del Po. Serviva alle mense, dove forniva l'appiglio. Costituiva il pregio d'ogni banchetto ducale. Per ottenere le uova del gigantesco storione, pesce che allora egregio in acqua ancora lustrale era risorsa non nuova, messi in ogni stagione, inviava ovunque il Gonzaga a Revere, Sermide, Ostiglia. Tanto il cibo scompiglia quanto la gola appaga. Intendemo che lì in Sacheta è sta preso uno sturiono, qua non c'è stato mandato. Però volemo che facciate pena dei 10 ducati a quello che l'ha pigliato e l'abbi subito mandato alla corte nostra, facendo appresso comandamento a tutti i pescatori lì che non osino mandar sturioni che pigliano fuori dal nostro dominio, che prima non vengano a consegnar qua alla ditta corte secondo il consueto e sotto le pene solite.
Federico II Gonzaga, 1533, 14 marzo. Ostriche, caviale, champagne, vino, formaggi, spigole, spigoloni, gamberi, gamberoni, scampi, ostriche imperiali, noci bianche, cozze pelose, seppioline, astici, calamari, polipi, frittura di paranza, baccalà, merluzzo, alici, aragoste, orate, vongole, peperoni, spaghetti, spaghettini, antipastini, prosciutto, salame, salmone, involtini, straccetti, bracciole, bistecche, cotolette, maiale, agnella, agnellone e insalata di rinforzo che non si sa mai, e insalata russa. Pasticceria napoletana e siciliana, frutta esotica e Macedonia. Sembra la lista della spesa per un cenone di fine anno, invece è cronaca politica. No, il mio punto debole sono i frutti di mare. Ha detto Michele Emiliano, sindaco di Bari, che compare, pur non essendo coinvolto ed indagato, nelle carte dell'inchiesta giudiziaria sul comune di Bari, che ha al centro il costruttore ed ex consigliere regionale del PD, Gerardo De Gennaro, che nel 2007 donò un luculiano e pantagruelico pacco di Natale al primo cittadino barese. Oggi il sindaco, ex pubblico ministero, dice... Avrei dovuto rimandare indietro quel pacco. Sì, avrebbe, ma la gola è un po' come il cuore, è difficile darle ordini e allora se l'è mangiato. Lo sa molto bene anche l'ex tesoriere della Margherita, il senatore Luigi Lusi, che ha il suo punto debole nel caviale. E lo sa molto bene anche Massimo Riccioli, 58 anni, che non è un ex tesoriere né un senatore, bensì uno degli chef italiani più famosi e da qualche tempo fa il pendolare con Londra, dividendosi tra un nuovo ristorante vicino a Trafalgar e lo storico La Rosetta al Pantheon, aperto nel 1966 da Papà Carmelo. Il giornalista Ernesto Menicucci lo ha sentito per il Corriere della Sera per farsi raccontare bene la storia, che evidentemente sembrava una leggenda, degli spaghettini al caviale pagati solo 180 euro. 180. Al ristorante del Pantheon, il tesoriere della Margherita ha consumato una parte dei soldi del partito e appunto i famosi spaghettini al caviale da 180 euro al piatto. 180. E due antipasti pagati 200 euro. 200. Il cuoco ha detto la sua. Il beluga sta a 5.000 euro al chilo. 5.000? Ne mettiamo 25 grammi 25. A porzione. E Lusi se lo ricorda? Oh, come no? È venuto diverse volte. Caviale, ostriche, vini pregiati. Beh, una buona forchetta, eh? E gli antipasti da 100 euro l'uno? 100 euro. Sono 10 assaggini con crudi, cotti, marinati. Sedie rosse, tovaglie bianche con una rosellina su ognuna. Ci si sono seduti, ricostruisce Ernesto Menicucci, Bettino Craxi e Gianni Agnelli. Marcello Mastroianni e Edoardo De Filippo, Giorgio De Chirico e Amintore Fanfani, Renato Guttuso e Alberto Sordi, Mario Schifano e Ettore Scola. Una sera capitò Diego Armando Maradona e fu champagne a fiumi! E poi stelle di Hollywood! Johnny Depp, Woody Allen, Brian De Palma, Russell Crowe, attori nostrani, Massimo Ghini, Amanda Sandrelli, grandi del calcio, Fabio Capello, Adriano Galliani e tantissimi politici! Gianfranco Fini, Renato Schifani, Ignazio La Russa, Roberto Maroni, Massimo D'Alema. Si sono affacciati anche i sindaci, Walter Veltroni prima e Gianni Alemanno dopo. Sì, ma Lusi è un'altra cosa. Il vero scandalo sono i soldi che i politici guadagnano, non che se li mangino.
E noi non chiediamo certo il 740. Noi usiamo prodotti di assoluta qualità. Sì, roba scioltissima, eh? Presa alle aste di Anzio, Fiumicino, Civitavecchia. 90 euro al chilo l'aragosta, 70 gli scampi, 45 le spigole e le orate. I ricarichi? 220 euro per aragosta e scampi, 110 il pesce, ma bisogna contare la cucina, 110. Il servizio. La poetica del caviale, delle ostriche e dello champagne è triste. Ti dà l'idea di un mondo sentito solo con la pancia. Anche qui, la pancia è importante e le viscere vanno salvate dalla condanna filosofica che vuole il corpo come il carcere dell'anima. Ma sia Lusi, sia Emiliano sembrano avere un po' troppo stomaco e il pelo non sembra essere solo sulle cozze del pacco natalizio. La prima vittima è proprio la pancia. Anche a mangiare ci vuole stile e sapienza. Anzi, il vero signore si vede proprio a tavola. La compostezza, la disinvoltura, il distacco dalle pietanze. Ostriche, caviale e champagne, più che pietanze, sono stato simbolo che mostrano uno stato sociale cafone. Il totò di miseria e nobiltà, che sorpreso dal padrone di casa in piedi sulla tavola mentre arraffa gli spaghetti con le mani dalla zuppiera ancora fumante, comincia a ballare e dice: niente, niente, non abbiamo fame, facciamo quattro salti. Ecco, lui sì, ha stile e signorilità. Mentre gli spaghettini al caviale da 180 euro 180. Al piatto, con i soldi del partito, sono di una miseria e tristezza inarrivabile. Redondesco. La frode. C'era un tale Tebelino che uccellava di nascosto le pernici a Marcaria. Il vicario l'ha preposto, conosciuto il malandrino che abitava Redondesco, ne denuncia la razzia e l'agire furfantesco al marchese, suo signore. Anzi, cerca la cattura, ma quel furbo malfattore non attende tra le mura. Scappa lesto sul più bello, buggerando quel bargello. La morale è sibillina. Chi di frodo sa cacciare. Notte tempo, selvaggina, può il carcere evitare. Rimanere uccel di bosco? La risposta non conosco. Essendo servitorio dell'eccellenza vostra, m'è parso far intendere alla vostra eccellenza come ogni notte da che la vive intera uno chiamato Tebelino da Redondesco viene a oselare all'Ipernisia a Marcaria. Non so se a quella abbia dato commissione niuna Guilmo, superiore qui da questa casa, perché ho inteso da questi nostri sussidiati che questi tal Pernise vanno brex a vendere. E quanto la vostra eccellenza vorrà venire l'estate da piacere a qualcuno dei vostri sparvieri, quella non si meraviglierà se Pernigoni non si attroverà. Se vostra eccellenza non ghe fa provisione, sarò stato io che avrà fatto il male al fin. Sicché quella manda a piarlo e ghe faccia confessare apposta di quale persona lui ardisca di oselare senza commissione della vostra eccellenza. Enrico Suarto, vicario marchionale, 11 dicembre 1500. Mentre attraversavo London Bridge in un'alba nebbiosa, sentii una bella popolana che si lamentava per il suo Jordi. Ah, il mio Jordi sarà impiccato con una catena d'oro usata per pochi. Nacque da sangue reale e sposò una donna virtuosa. Sellatemi il destriero biancolatte. Sellatemi il mio pony. Cavalcherò fino alla corte di Londra ad implorare per la vita di Jordi. Jordi mai rubò né vacche né vitelli. Non ha mai fatto del male a nessuno. Rubò 16 cervi del re e li vendette a Bohany. Ho partorito 2 figli, sono incinta del terzo.
Mi separerei da ciascuno di loro se voi salvaste la vita di Jordi. Il giudice non la degnò di uno sguardo e disse: gentile signora, mi spiace. Disse: gentile signora, dovete andarvene, poiché non posso perdonare Jordi. Il mio Jordi sarà impiccato con una catena d'oro usata per pochi. Rubò 16 cervi del re e li vendette a Bohani. Stole 16 of the king's royal deer, and he sold them in Boheni. Two pretty babies have I borne, the third lies in my body. I'd freely part. Casteldario, la torre. La data dell'avvento si situa nel 300. Scalzando e Buonaccolsi subentrano i Gonzaga. Notizia un poco vaga, ma fa tremare i polsi. È quella che racconta di un fatto molto truce. Codesto si deduce da cronache del Gionta, Mambrini e Amadei, oppure del Maffei. La morte di Rinaldo, infama di Ribaldo, chiamato Passerino, non chiuse la sequenza di onta e di violenza. Si volle che il destino del vinto ricadesse su tutti i discendenti, adulti, adolescenti, bambini. C'è un PS. La torre a Casteldario di essi fu prigione e poi il triste ossario. Ma tale perversione ricorda l'episodio del conte Ugolino, cantato già da Dante. Ci vuole troppo odio, il cuore più meschino, la mente delirante, per far morir di fame. E nulla è tanto infame. Vari storici antichi affermano congiuntamente che dopo la morte violenta in Mantova di Rinaldo Buonaccolsi, detto Passerino, fossero incarcerati e condotti a morte anche i figli e i nipoti di lui. Ciò avvenne nella torre di Casteldario, allora denominato Castellaro. Il modo fu orribile e assai affine a quello che fu riservato al pisano conte Ugolino, evento immortalato da Dante nel canto 33esimo dell'Inferno. Ivi a Castellaro, chiusa la prigione, morta la speranza, e non meno della prigione chiuso il cuore e dell'orrore inaridire le lacrime, riguardavano simili alle pietre, dove erano con sembianza più di morti che di vivi, fratelli cugini e cugini fratelli. Tutti detestavano i peccati del padre, uno i propri. Dimorarono senz'altro cibo più giorni che di inestimabile dolore, senz'altra bevanda che di lacrime, senz'altro refrigerio che di sospiri. Indebolivano, cadevano, appena s'alzavano sopra il fianco, e il fine sentendo e vedendo la stessa calamità, l'uno innanzi agli occhi dell'altro, miserabilmente morì. Scipione Agnelli Maffei, Gli Annali di Mantova, 1675. C'erano una volta un uomo e una donna che già da molto tempo desideravano invano un figlio. Finalmente la donna poté sperare che il buon Dio esaudisse il suo desiderio. Sul di dietro della casa c'era una finestrina da cui si poteva guardare in un bellissimo giardino pieno di splendidi fiori ed erbaggi. Ma era cinto da un alto muro e nessuno osava entrarvi, perché apparteneva ad una maga potentissima e temuta da tutti, la vecchia signora Goethe. Un giorno la donna stava alla finestra e guardava il giardino e vide un'aiuola dove erano coltivati i più bei raperonzoli, e apparivano così freschi e verdi che le fecero gola e le venne una gran voglia di mangiarne. La voglia cresceva ogni giorno
ma ella sapeva di non poterla soddisfare e dimagrì paurosamente e divenne pallida e smunta. Allora il marito si spaventò e chiese: «Che hai, cara moglie?» «Ah, se non riesco a mangiare di quei raperonzoli che sono nel giardino dietro casa nostra, morirò!» Il marito, che l'amava, pensò: «Prima di lasciar morire tua moglie, valli a prendere quei raperonzoli, costi quel che costi!» Perciò, al crepuscolo, scavalcò il muro, entrò nel giardino della maga, colse in tutta fretta una manciata di raperonzoli e li portò a sua moglie. Lei si fece subito un'insalata e la mangiò avidamente. Ma le era piaciuta tanto e tanto che il giorno dopo la sua voglia era triplicata. Perché si quietasse, l'uomo dovette andare un'altra volta nel giardino. Perciò, al crepuscolo, scavalcò di nuovo il muro, ma quando mise piede a terra, si spaventò terribilmente, perché vide la maga davanti a sé. «Come puoi osare di scendere nel mio giardino e di rubarmi i raperonzoli come un ladro? Me la pagherai!» «Oh, siate pietosa. A questo fui spinto da estrema necessità. Mia moglie ha visto i vostri raperonzoli dalla finestra e ne ha tanta voglia che morirebbe se non potesse mangiarne.» La collera della maga svanì ed ella disse: «Se le cose stanno come dici, ti permetterò di portar via tutti i raperonzoli che vuoi, ma ad una condizione. Devi darmi il bambino che tua moglie metterà al mondo. Sarà trattato bene e io sarò a lui come una madre.» Impaurito, l'uomo accettò. E quando la moglie partorì, apparve subito la maga. Chiamò la bimba Raperonzolo e se la portò via. Raperonzolo diventò la più bella bambina del mondo. Quando ebbe 12 anni, la maga rinchiuse in una torre che sorgeva nel bosco e non aveva né scala né porta, ma solo una minuscola finestrina in alto. Quando la maga voleva entrare, si metteva a finestra e gridava: «Raperonzola! Rapina! Cala giù la tua codina!» Raperonzola aveva capelli lunghi e bellissimi, sottili come oro filato. Quando udiva la voce della maga, si slegava le trecce, le annodava a un cardine della finestra ed esse ricadevano per una lunghezza di 20 braccia e la maga ci si arrampicava. Dopo qualche anno, avvenne che il figlio del re, cavalcando per il bosco, passò vicino alla torre. Udì un canto così soave che si fermò ad ascoltarlo. Era Raperonzolo, che nella solitudine passava il tempo facendo dolcemente risuonare la sua voce. Il principe voleva salire da lei e cercò una porta, ma non ne trovò. Tornò a casa, ma quel canto tanto lo aveva tanto commosso che ogni giorno andava ad ascoltarlo nel bosco. Una volta, mentre se ne stava dietro un albero, vide avvicinarsi la maga e l'udì gridare: «Raperonzola, rapina, cala giù la tua codina!» Raperonzolo lasciò pendere le trecce e la maga salì da lei. «Se questa è la scala per cui si sale, tenterò anch'io la mia fortuna», pensò il principe. Il giorno dopo, sull'imbrunire, andò alla torre e gridò: «Raperonzola, rapina, cala giù la tua codina!» Subito, dall'alto, si snodarono i capelli e il principe salì. Dapprima Raperonzolo ebbe una gran paura quando egli entrò, perché i suoi occhi non avevano mai visto un uomo. Ma il principe cominciò a parlarle con grande dolcezza e le narrò che il suo cuore era stato così turbato dal canto di lei da non lasciargli più pace e aveva dovuto vederla. Allora Raperonzolo non ebbe più paura e quando egli chiese se lo voleva per marito ed ella vide che era giovane e bello, pensò: «Mi amerà più della vecchia signora Gethel.» Disse di sì e mise la mano in quella di lui e gli disse: «Verrei ben volentieri, ma non so come fare a scendere. Quando vieni portami una matassa di seta, la intreccerò e ne farò una scala.
e quando sarà pronta scenderò e tu mi prenderai sul tuo cavallo. Combinarono che fino a quel momento egli sarebbe venuto tutte le sere, perché di giorno veniva la vecchia. La maga non si accorse di nulla, finché una volta Raperonzolo prese a dirle: «Ditemi, signora Gothel, come mai siete tanto più pesante da tirar su del giovane principe? Quello è da me in un momento». «Ah, bimba sciagurata! Cosa mi tocca sentire? Pensavo di averti separata da tutto il mondo, invece tu mi hai ingannata!» Furibonda afferrò i bei capelli di Raperonzolo, li avvolse due o tre volte intorno alla mano sinistra, afferrò con la destra un paio di forbici e tric-trac! Eccoli tagliati. E le belle trecce giacevano a terra. Ne fu così spietata da portare la povera Raperonzolo in un deserto, ove dovette vivere in gran pianto e miseria. Il giorno in cui aveva scacciato Raperonzolo dalla torre, assicurò le trecce recise al cardine della finestra. Quando arrivò il principe e gridò: «Raperonzolo, rapina, cala giù la tua codina!» Il principe salì, ma invece della sua diletta, trovò la maga che lo guardava con due occhiacci velenosi. «Ah! Sei venuto a prendere la tua bella, eh? Ma il bell'uccellino non è più nel nido e non canta più. Il gatto l'ha preso e a te caverà gli occhi. Per te, Raperonzolo è perduta, non la vedrai mai più». Il principe andò fuori di sé per il dolore e disperato saltò giù dalla torre. Ebbe salva la vita, ma le spine fra cui cadde gli trafissero gli occhi. Errò cieco per le foreste. Non mangiava che radici e bacche, e non faceva che piangere e lamentarsi per la perdita della sua diletta sposa. Così